Ha chiesto di intervenire il consigliere Abate, prego, ne ha la facoltà. Allora, costruire un monumento dedicato alla sofferenza, al sacrificio di chi non c'è più a causa dell'inquinamento ambientale è certamente una cosa meritevole, va sostenuta. A condizione però che si faccia anche un minimo di dietrologia, che si abbia un minimo di onestà intellettuale e che ci sia anche un mea culpa rispetto alle responsabilità politiche di forze politiche che ora evidentemente vogliono rifarsi una verginità politica. La questione Ilva è mol ex Ilva o Ilva o Italsider o Ilva Acciaierie d'Italia, chiamatela come volete, è una questione molto ma molto lunga che si è dipanata in decenni di lutti e di morti. Io mi domando a questo punto, certamente, almeno per quanto riguarda la mia posizione rispetto a quella sentenza, inorridisco tra secolo, ma mi domando, e i tarantini si domandano, quei decreti salva Ilva e ammazza Taranto 13 erano decreti sostenuti dalle forze di governo, tra le quali il Partito Democratico, che ora evidentemente vuole rifarsi una verginità politica attraverso questo monumento. Ben venga il monumento, a condizione però che non sia uno strumento da parte di qualcuno per così, come dire, celebrare la propria vicinanza alle vittime, quelle vittime che però evidentemente non sono state adeguatamente considerate nel momento in cui si sostenevano quei decreti salva Ilva. E la stessa associazione Genitori Tarantini, che io stimo certamente, mi domando in base a cosa abbia legittimamente, lecitamente deciso di avere dei contatti con esponenti del Partito Democratico quando erano le stesse, erano gli stella, era la stessa associazione Genitori Tarantini insieme a tantissime altre associazioni, me compreso, che osteggiava e dichiarava guerra, giustamente, in nome del diritto alla salute, dichiarava guerra a quei decreti salva Ilva e ammazza Taranto. E allora, ripeto, è giusto sostenere la costruzione di un monumento in memoria di chi, ripeto, ha pagato con la propria vita i guasti, le nefandezze di un'industria assassina, ma mi domando appunto con quale coraggio si possa ora si possano ricordare quelle persone che non ci sono più quando le forze di governo e il Partito Democratico si resero firmatari e quindi autori di plurimi decreti salva Ilva e ammazza Taranto. L'ipocrisia umana, prima ancora che politica, io non l'accetto. Grazie consigliere Abate.